Il piccolo principe. Per realizzare questo lapbook dovrai procurarti un cartoncino colorato formato A3, un pennarello nero a punta fine, una matita, dei pastelli colorati, una colla stick, delle forbici a punta tonda, tre foglietti quadrettati di 7x7 cm, un foglio di 18x14 cm, un foglio grande a righe, un foglio giallo di 18x7 cm, tre foglietti colorati di 9x9 cm. I modelli scaricabili disponibili sul libro digitale. Realizziamo insieme un lapbook dedicato al nostro libro preferito, che per molti potrebbe essere proprio quello che abbiamo scelto anche noi. Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry. Cominciamo costruendo la cartelletta. Prendiamo un cartoncino formato A3 e pieghiamolo a metà in orizzontale. Poi richiudiamo i lati esterni verso la piega centrale, piegando le due alette esterne. La cartelletta è pronta. Su un foglio A4 avremo scritto il titolo del libro e realizzato un disegno sulla storia che abbiamo letto. Ritagliamo e incolliamo. Anche la copertina è pronta. Apriamo il lapbook. In alto incolliamo il titolo «I miei personaggi» per indicare l'argomento di cui ci occuperemo in queste due facciate. Su un foglio a parte prepariamo i disegni dei personaggi che più ci hanno colpito. Li ritagliamo e li incolliamo riempiendo lo spazio a disposizione. Apriamo l'aletta di sinistra della cartelletta e incolliamo il titolo dell'argomento a cui dedicheremo invece questa sezione. I luoghi. Prendiamo il modello disponibile sul libro digitale e disegniamo nei riquadri a sinistra gli ambienti principali della narrazione, ad esempio il deserto, e scriviamo sulle sagome delle buste, nella colonna di destra, i nomi dei luoghi corrispondenti. Dopo averli colorati, ritagliamo i disegni e le buste. Prendiamo la prima busta e pieghiamo le alette verso l'interno. Stendiamo la colla stick sulle alette e incolliamo la busta sulla facciata di destra. Accanto alla busta, sulla facciata di sinistra, incolliamo il disegno corrispondente. Prendiamo un foglietto di 7x7 cm e scriviamo una breve frase per ricordarci cosa accade in quel luogo all'interno della storia. Ad esempio, nel deserto il piccolo principe incontra l'aviatore e lo infiliamo nella busta. Ripetiamo il passaggio per gli altri due luoghi. Ora occupiamoci delle due facciate di destra, dedicate alla sintesi della storia. Incolliamo in alto il titolo «La storia in breve». Prendiamo il foglio di 18x14 cm, su cui avremo disegnato i passaggi principali della storia. Stendiamo la colla sul retro e incolliamolo. Realizziamo quindi il libretto del riassunto. Prendiamo il foglio a righe, lo pieghiamo a metà in verticale e poi ancora a metà. E lo tagliamo in questo modo, ottenendo quattro pagine lunghe e strette. Incolliamo l'uno sull'altro i margini sinistri e alla fine il margine del foglio giallo 18x7 cm, su cui avremo scritto il titolo «Il riassunto», per farne una copertina. Incolliamo il libretto nello spazio restante nella pagina. All'interno potremo scrivere la sintesi del libro. Chiudiamo il lapbook e, sul retro, predisponiamo tre sezioni una sotto l'altra, che potranno essere dedicate a una frase del libro che ci ha particolarmente colpiti, a una valutazione del libro, che possiamo esprimere, ad esempio, con un punteggio in stelline, a una riflessione personale sulla storia. Il lapbook sul libro del piccolo principe è terminato. Divertiti a creare e personalizzare il lapbook sul libro che più ti piace. Potrai presentare il tuo lavoro a tutti i tuoi amici
e magari invogliarli a leggere una nuova storia.